Morning Show Parì continua. Ci troviamo allo stand di Caffè 40, una torrefazione di Brindisi che esordisce in questa manifestazione che torna dopo 5 anni qui a Parigi, anche perché hanno aperto una sede a Lussemburgo con uno sviluppo previsto per il futuro, per il mercato europeo. Ce ne parla Giovanni Quaranta, il responsabile di sviluppo commerciale dell'azienda. Giovanni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Siamo qui al Vending Show di Parigi. Adesso vogliamo appunto sviluppare, come dicevi, il nuovo mercato europeo. Abbiamo aperto una nuova sede in Lussemburgo, dove abbiamo anche acquisito una società di food, quindi di importazione di prodotti alimentari italiani, e quindi stiamo crescendo sia nel mercato europeo, ma appunto approcciamo queste fiere per poter crescere e aggredire nuovi mercati. Giovanni, la vostra è una storia ultra cinquantennale, la vostra è un'azienda nata nel 1965, facciamo un riepilogo in un minuto e raccontiamo la sua storia. Sì, allora l'azienda, la compagnia nasce nel 1965 da mio nonno, da cui io ho preso il nome, Giovanni Quaranta, di cui porto un gran peso sulle spalle. Prosegue con mio padre e poi si spera possa mandare avanti io. Io ho due fratelli, quindi spero anche di poterla portare avanti con loro. Noi nasciamo come società di commercio, caffè, pasta e altri prodotti alimentari. Diciamo, durante le generazioni ci siamo sempre di più confermati nel mercato del caffè. Abbiamo la nostra torrefazione, ne abbiamo un altro sito produttivo in Albania, dove diciamo esportiamo per tutto l'est Europa, mentre dall'Italia riusciamo ad aggredire tutto il mercato europeo anche grazie alla sede nuovamente aperta in Lussemburgo, per tutto il mercato europeo e tutte le Americhe. Adesso siamo una piccola realtà nel sud Italia, e siamo presenti in più di 15 paesi attualmente. E vogliamo crescere e portare il Made in Italy, il caffè italiano, in tutto il mondo. Il marchio 40 all'interno del diciamo mondo e dell'universo caffè mondiale. Il caffè espresso, lo sappiamo, ha grandi tradizioni e radici in Italia. In qualche caso, nel vostro, nello specifico, con oltre 50 anni di attività, c'è stato un ulteriore e graduale perfezionamento nella produzione. Quali sono le qualità che meglio vi rappresentano? Allora, nel nostro portafoglio prodotti abbiamo diverse tipologie di prodotti, dai grani al macinato, alle cialde, capsule, ma le miscele che più ci rappresentano possono essere la nostra miscela oro e la nostra miscela arabica. Sono i nostri top di gamma in cui andiamo ad esaltare il gusto del caffè italiano, e dove riusciamo anche a portare questo nostro gusto italiano in tutto il mondo tramite queste miscele. Bene, allora Giovanni, noi parleremo ulteriormente di Caffè 40 sui nostri strumenti vendingnews.it, la rivista Vending News, Oreca News e tanti altri, perché siete proprio al centro dell'attenzione mediatica in questo momento per la qualità che andate a esportare proponendole al pubblico del vending e dell'oreca. Giovanni, sei stato molto cortese, dimmi solo una curiosità: all'inizio dell'intervista ho citato questa società che avete acquisito a Lussemburgo, di cosa si tratta? Allora, è una società che appunto distribuisce prodotti alimentari nel mercato lussemburghese e noi l'abbiamo acquisita a settembre e adesso stiamo incrementando il fatturato di mese in mese di circa il 25-30%. E stiamo sia portando delle modifiche in termini di portafoglio prodotti che di servizi al cliente, quindi stiamo facendo crescere questa società all'interno del mercato lussemburghese, ma non solo, ci stiamo espandendo in paesi limitrofi come possono essere Germania, Belgio, Francia,
Non attacchiamo l'Italia perché ci siamo noi, ma diciamo tutti i paesi confinanti. Bene, e allora grazie intanto per il contributo. È arrivato anche il momento di assaggiare uno dei tanti prodotti esposti qui nel vostro stand a Parigi. Ci rivediamo prossimamente in una delle fiere italiane di Grido, credo Host 2023. Assolutamente, saremo presenti anche a Host 2023 con un nostro stand. Vi aspettiamo lì.